Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui sui Pokémon per continuare la seconda parte della Lega del Pokémon. Proseguiamo. Allora, un momento che mi sistemo anche la squadra, perché questo nuovo allenatore predilisce i Pokémon di tipo fuoco, come ho letto. Quindi per primo andrà Luzzle. C'ho anche Palkia, che se non ero pure i Pokémon di tipo drago dovrebbero essere. Dovrebbero essere buoni. Parte la sfida di Vulcano Super 4. Rapidash. Evoluzione di Ponyta, livello 58. Il mio Flutter che livello era? 66, ok. Andiamo subito con l'attacco Surf. Distruggilo, mio Flutter, su. Shottalo. Dai, ok. Capisco perché faccia così lento. Mi fa sempre sta con la paura di non shottarlo. Fai subito, no? Se lo shotto lo fai velocemente. E devi far mantenere la suspense. Allora, Inferna. Allora, qui mi dice di fare attenzione a mandargli un Pokémon di tipo acqua o volatile. Se mi ricordo bene, il fuoco è debole contro i draghi. Quindi io proverei a cambiare Pokémon e a mettere Palkia. Vediamo un po'. Voglio seguire la guida, quindi mando il mio Pokémon leggendario. Livello 61. Allora, andiamo di Fendi Spazio. Ok, sono stato più veloce io, quindi se me lo one shot mi sono tolto da mezzo, secondo la guida, una gatta da pelare, una bella gatta da pelare. Ok, top, è morto. Bene, brutto colpo. Infernap nemico esausto. Palkia riceve 2731 punti esperienza. Bueno. La prossima scelta di Vulcano Super 4 sarà Steelix. Sì, perché voglio Cerino, che se non erro dovrebbe essere il top, almeno nel Pokémon Diamante Lucente. Lo distruggo ogni volta Steelix. Solo che non mi ricordo, mi pare con la mossa lotta lo distruggo. Quindi vado di Zuffa. È l'ultima a mia disposizione. Sperando di non aver fatto un errore. Ok. È super efficace, mi ricordavo bene. Steelix nemico esausto. Cerino riceve 2394 punti esperienza. La prossima scelta sarà Lopunni. Oddio, non ho mai sentito nominare sto Pokémon. Immagino sia di tipo fuoco. Devo fare una ricerca. Penso di sì, perché se il tipo... Vabbè, però Steelix non era di tipo fuoco. Lopunni è un Pokémon di tipo normale, introdotto in quarta generazione.
Beh, allora, i Pokémon di tipo lotta contro il normale dovrebbero essere... Ok, però... Io mi sa che ho finito i PS. Però se cambio Pokémon, perché ho finito i PP, voglio dire, della mossa zuffa, però... Se metto Staraptor, Staraptor ce l'ha. Allora, zuffa, eccola qua. Dai. Ok, perfetto. Lo panni, nemico esausto, riceviamo 2000. 173 punti esperienza. La prossima scelta di Vulcano Super 4 sarà Drifblim. Non so che tipo è. Lo cerco. Drifblim. È un Pokémon di tipo spettro volante introdotto nella quarta generazione. Ok, per i Pokémon tipo volante, se non erro, è il Pokémon di tipo elettrico fa male, ma è di tipo spettro. Che cosa faceva male? Spettro. Non è buio, e gli altri spettri. Aia, però io non ho qui il Pokémon buio. Qui dovevo catturarne qualche Pokémon in più. Errore che non ho fatto in off camera con Pokémon Diamante Lucente. Io cambio Pokémon e spero in Pikachu, magari nella parte sua volante. Però non so se magari per il fatto di tipo spettro, mi sa che non ci faccio nulla col tipo elettrico. Mi ricordo, mi pare che non... Non ci facessi nulla. Allora, proviamo fulmine. Ah no, invece no. Però bisogna vedere ora i danni che gli faccio. Proviamo di paralizzarlo almeno. Pure se non lo shot, magari di paralizzarlo. Lo immaginavo di non shotare. Però è super efficace. Usa funesto vento. Aia. Oh, fermati. Questo mo qualche super pozione sicuramente usa. Io riuso fulmine. Ok, è super efficace, bene. Via. E quest'altro pure è stato sconfitto. Bruciato e ridotto in cenere. Ok, allora prossimo avversario, di chi si tratta? Di Luciano. E poi c'è l'ultimo, che è Camilla. Luciano utilizza Pokémon di tipo psichico. Proviamo ad affrontarlo a suon di Sgranocchio e Nero Pulsar. Ok, quindi Pokémon di tipo psichico sono deboli, mi ricordo, contro chi? Psichico. Sono deboli contro coleotteri, puio e spettri. A posto. Non ho nessun Pokémon né di tipo coleottero, né puio né spettro. Fammi vedere se posso mettergli Nero Pulsar, perché se non mi sbaglio l'ho beccato a qualche mio Pokémon. Allora, perfetto. Nero Pulsar, nessuno è in grado di utilizzarlo, nessuno non è capace, quindi ho sprecato anche, ammetti, vabbè, ma che sono alla fine del gioco.
Niente, quindi si prega contro questo. Purtroppo ho giocato male, questo gioco l'ho fatto male, non mi sono curato di prendere più tipi di Pokémon, mi sono fissato con quelli e stop. Quindi preghiamo, speriamo di poter battere, se no sono fregato. A 5 Pokémon, io uno in più, questo è anche un vantaggio comunque. Mr. Mime. Questo ce l'ha la mamma di Ash, questo Pokémon. Io mi sono affidato al mio Cerino, che magari è veloce. Proviamo ad utilizzare fuoco carico oppure zero zuffa. Ti prego, fa il miracolo, fuori carica. Fuoco carica, scusate. Dai. Ok, il primo è andato. Bene, il primo è andato. Subisco il contraccolpo, ma che devo fare? Devo farli fuori in qualche modo. Però grazie a Conchinella recupero un po' di PS. Cerino riceve 1719. La prossima scelta di Luciano Super 4 sarà Alakazam. E io prendo Abracadabra. Ah, continuo a lottare. Alakazam! Cos'è l'evoluzione proprio, penso, di Kadabra, credo. Sì, penso di sì, ci somiglia. E andiamo di fuoco carico, gli altri 6 PS, poi magari lì... Non so... Mi sembra di averci uno strumento che mi ridona PP. Meno male che Cerino l'ho livellato alto. Secondo me questo sta facendo anche la differenza. Almeno non sono presente con tutti i tipi di Pokémon che mi potevano essere utili, però... O almeno i Pokémon forti. La prossima scelta di Luciano Super 4 sarà Girafarig. Se non mi sbaglio è un Pokémon di tipo normale, quindi io costituisco un momento Cerino per evocare Staraptor e provare con Zuffa. Se me lo ricordo bene, Girafarig. Non so se lo sto pronunciando bene. L'ho catturato in Pokémon Diamante Lucente, però non l'ho catturato così, mi piaceva. Però non lo utilizzo, vai con Zuffa. Dai. No, wow, che culo! Per un pizzico è sopravvissuto, ma che diamine. Doppio smash, meno male, ha fallito. E allora io vado di aereo assalto. Su, penso che... vabbè. Questo dovevo immaginare, ricarica totale. Però che culo, cioè sopravvivere per uno sputo, niente di meno. Aereo assalto, vediamo quanto fa. Bello lo shot con aereo assalto, no. Andiamo con volo. La Raptor vola in alto. È la prima volta che lo uso in combattimento. E fallisce perché sono in volo, giustamente. Staraptor usa volo. Hai capito, bello. Bello volo. Mi piace. Staraptor riceve 1882 punti esperienza. Per fortuna è andato tutto bene. Super 4 sarà Medicham. Vuoi cambiare Pokémon? Sì, io ritorno con il mio Cerino, va. Al riposo Staraptor. Dai, non voglio yellare, ma secondo me ce la facciamo. Andiamo di fuoco carica. E Medicham va KO. Conchinella. Sarà Bronzong. No, perché se è il Bronzong che penso io dovrebbe essere...
Dovrei far male con il tipo di fuoco. Almeno a bronzo lo faccio male con i tipo. Con le mosse tipo fuoco. Andiamo sempre di fuoco carica. Ok, via. Brutto colpo, è super efficace. E devo guarire qui a Cerino, devo guarire. Conchinella. Ha avuto la meglio su Luciano Super 4. Certo, non si tratta solo di fortuna. Ne hai battuti 3, sei veramente forte. GT Game vince 7.560 euro. Congratulazioni, hai battuto i Super 4. Comunque ciò non significa che tu abbia finito con la Lega Pokémon, c'è ancora il campione. Ti avviso, il campione è molto più forte dei Super 4. Ora continua, varca la porta e ti condurrà all'ultima lotta. Allora, io questo video non lo vorrei far venire tanto, visto che siamo già arrivati tipo a 19 minuti, magari con qualche taglio riesco a recuperare qualche minuto, non so. Quindi avevo pensato di fare, all'inizio avevo pensato solo due parti dell'ultima battaglia, faremo una terza, così che faccio l'ultima battaglia con Camilla e faccio anche come mi aveva chiesto un ragazzo nei commenti in passato, di fare tipo una mia analisi, una mia impressione del gioco. Vedrò un po', non ho idea di ciò che dire, però va, cercherò di esporre qualcosina. Quindi per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 600 iscritti. Possiamo farcela, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!